Giornalista italiano in guerra in Ucraina, sono sicura che sarete d'accordo, sembra pericoloso, affascinante ed anche con il tocco del romanticismo di Hemingway. Decine di giornalisti italiani, professionisti e le persone fantastiche per davvero ora sono in Ucraina per raccontare tutte le sfumature della brutta aggressione russa. Ma insieme ai professionisti di alto rango, in Ucraina vengono anche i bugiardi, i manipolatori e i semplici idioti del Cremlino. Io sono Katia Nesterenko ed ora vi racconterò chi sono loro. Ad esempio, il giornalista Gianni Callesin, che opera a Melitopol occupata dai russi. Lui liberamente mostra le strade, i soldati russi, intervista la collaboratrice che è stata nominata dagli occupanti, il sindaco. Dal servizio di Michalessin capiamo che i russi hanno portato solo la stabilità e la prosperità e non fanno altro che distribuire gli aiuti umanitari e pensare alla gente. Secondo Michalessin, la vita normale si è quasi ripristinata, bisogna solo aspettare un po'. Ma che cosa sta dicendo? Questo video, a dire la verità, mi ha scioccata, sono rimasta senza parole. Ma dove sono le centinaia di civili uccisi? Perché non ha detto nemmeno una parola sulle case distrutte, sulla fame, sulla mancanza di medicine, anzi sull'aggressione non provocata di un enorme stato. Secondo il giornalista, i russi hanno distrutto metà del paese e così hanno portato a Melitopol la normalità. Ma ci siamo? E tutto questo lo racconta sul canale nazionale Rai 1, la rete dello Stato, l'orgoglio dell'Italia. Durante la puntata del TG1, il telegiornale principale dell'emittente pubblica. Io vorrei fare una domanda: ma voi lì siete coscienti? Ma non solo questa, perché nonostante il lavoro di centinaia di giornalisti da tutto il mondo, migliaia di video e foto dell'inferno in cui si stanno trasformando le città ucraine, la televisione italiana continua a moltiplicare la cosiddetta opinione alternativa. Perché in onda vengono messi vari freak e dei personaggi pagati con i petrodollari? Perché in diretta sono presenti veri e propri agenti dell'intelligence russa? Perché continuano a dare la parola ai propagandisti russi, alle persone che usando gli incitamenti dell'odio e le bugie hanno provocato una guerra in Europa con decine di migliaia di vittime? Sedersi accanto a loro dovrebbe essere disgustoso per tutti coloro che hanno un senso di decenza. Invece no. Agli italiani fanno vedere le storie di Mica Lessin o di Vittorio Rangeloni, uno che è arrivato illegalmente in Ucraina nel 2015 e da allora combatte come un terrorista nella zona occupata di Lugansk. Anzi, sta lavorando nel falso ministero dell'informazione. Questo non è un sospetto. Rangeloni è un fedele soldato della propaganda russa e non lo nasconde. Nonostante tutto questo, gli danno la parola nella stampa italiana. Anche di più, risulta essere un esperto. A questo punto vorrei chiedere ai miei colleghi italiani, cari signori, siete seri? Raccontarvi ancora una volta che cosa sta succedendo in Ucraina e qual è il ruolo di questo Rangeloni? Raccontarvi della guerra ibrida pianificata dalla Russia? Delle operazioni speciali informative svolte da mani dei personaggi come lui? Oppure pensate che fare un macello di fango sia possibile solo da qualche parte lontana, ma non nel vostro paese? E per davvero pensate così dopo i fatti che dimostrano che la Russia sta sponsorizzando i terroristi in tutto il mondo? Dopo i fatti dell'invasione diretta di 50 stati che si trovano ai confini con la Russia? Veramente state pensando che la Russia sia uno stato normale? L'influenza della Russia nel mondo non riguarda la tecnologia e la libertà di parola. Invece la Russia opera con i soldi, le armi che provocano i conflitti e la destabilizzazione.
Fidatevi, non avrete il tempo di accorgersi del momento quando nel vostro paese spunteranno i falsi giornalisti per mostrare il gioioso popolo siciliano o lombardo che è felice di essere separato dal criminale regime romano. Pensate ancora che l'analogia sia una esagerazione? Credetemi, lo scenario del genere ci sembrava impossibile anche in Ucraina. Ora a noi sembra scioccante quando vediamo, ascoltiamo, leggiamo gli articoli sui media italiani di Lorenzo Giroffi, Alfredo Bosco, Andrea Ceresini o Giorgio Bianchi o di Nicolas Busca, un rispettato giornalista della stampa che quasi apertamente fa le campagne a sostegno di Daenerys o Elaner sui media italiani, viaggia nella parte occupata del nostro paese in tournée. I propagandisti comprati dai servizi di Mosca sono praticamente su tutti i canali televisivi e i giornali italiani. Pensate ancora che sia normale? Dopo un'aggressione aperta dalla Russia, dopo l'occupazione di un quinto del nostro stato da parte di un enorme esercito, dopo le atrocità dei russi nelle nostre città, potrei consigliare una cosa. Smettere di bere da una fonte avvelenata. Solo allora tutti coloro che hanno gli occhi vedranno.